Una 23esima edizione che pensa in grande e soprattutto lo fa con un'apertura mentale. Quello che serve per immaginare una fiera sempre più inserita nello scenario del contemporaneo che conta, al tempo stesso senza perdere di vista la componente economica vitale per il format. Miarte 2018 si è inaugurata in Fiera Milano City e a guidarla come direttore artistico c'è ancora Alessandro Rabottini. Miarte è pensata come una fiera che io amo molto definire polifonica, nel senso che accoglie tante voci. Tutte queste voci rappresentano tanti aspetti del sistema dell'arte, del mondo dell'arte. Io infatti dico sempre che ci sono tanti mondi dell'arte. Questa polifonia che noi abbiamo cercato, come dire, di sintetizzare con lo slogan di quest'anno, che è il presente a molte storie, secondo me è la caratteristica di Miarte, perché quello che noi cerchiamo di fare è proprio dare, come dire, un palco di presentazione a tante cose che sono tra di loro diverse, che portano dei pubblici diversi e che però, come dire, cerchiamo di mettere in comunicazione tra di loro. 184 le gallerie presenti da 19 paesi e con una qualità sempre più alta dell'offerta culturale. Oltre 60, tra curatore, direttore di museo e figure di spicco del sistema dell'arte, sono stati coinvolti per dare vita a tre giornate di confronto a tutto campo. Nel contesto poi dell'Art Week di Milano, di cui Miarte è in qualche modo l'evento clou. Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano. Tante di queste cose si possono fare perché è Milano. Milano è una città che conosciamo tutti, è una città traino non solo per l'Italia, è una città in grande spolvero, in grande crescita, è una città culturalmente attiva, vivace, quindi il mettere assieme queste cose è anche un pochino un dovere che noi abbiamo. Certo, cerchiamo di far fare business perché è la motivazione di esistenza di Fiera Milano, ma c'è la possibilità, e questa è la dimostrazione, di mettere assieme il business con la cultura. Questo eclettismo e questa, come dire, fertile contaminazione di cose rappresenta anche molto l'identità di Milano, che è una città molto poliedrica, che con la sua cultura visiva intrattiene proprio un rapporto dinamico. Per realizzare l'ambizioso obiettivo di coniugare gli affari e la cultura, forse il vero soft power del presente, Miarte, che quest'anno si avvale per la prima volta della partnership con Intesa San Paolo, ha scelto anche di darsi la forma di una piattaforma culturale, con i suoi tradizionali premi e il fondo di acquisizione da 100.000 euro, ma anche con la proposta di un'idea di eventi fieristici sempre più consapevoli, fortemente sostenuta da Fiera Milano e da Curci in particolare. Credo che sia una buona sintesi delle capacità di generare manifestazioni che guardano al business ma che cercano di fare cultura intorno ai settori a cui si riferiscono.